Bentrovati, ci troviamo al liceo scientifico linguistico Leonardo Di Giorgio, siamo con la dirigente, la dottoressa Tiziana Danna, che ha lavorato allegramente per tutta l'estate per mettere la scuola in sicurezza. Ci vuole illustrare come verrà la ripartenza nel suo liceo? La ripartenza arriverà con una quasi normalità, ovvero i ragazzi saranno tutti quanti qua in classe presso le sedi dell'istituto. Certamente chiederemo ai nostri ragazzi il massimo della collaborazione, perché dovranno rispettare delle regole. Le regole relative agli accessi, quindi dovranno accedere all'istituto con la mascherina chirurgica, le regole rispetto all'assenza di temperatura corporea e le regole di distanziamento, ovvero ai ragazzi verrà spiegato ulteriormente che dovranno stare lontani gli uni dagli altri, sia dentro la classe che negli spazi comuni dovranno stare a un metro di distanza. Mi pare che lei ha provveduto per dei termoscanner? Assolutamente sì, gli ingressi sono dotati di telecamere scanner che segnaleranno l'eventuale presenza di temperatura superiore ai 37 gradi, il tutto perché partiamo dalla consapevolezza che anche se il genitore dovesse misurare la temperatura a casa, durante il tragitto da casa a scuola, insomma, si può comunque avere un innalzamento della temperatura corporea. E lei ha provveduto anche un sistema di videosorveglianza molto accurato, sì, all'interno e all'esterno della scuola? All'esterno della scuola, perché la scuola è molto ampia, si estende su una superficie molto ampia, gli spazi esterni sono notevoli e questo ci consentirà di tenere sotto controllo via via tutti gli accessi e tutte le eventuali situazioni di assembramento che potrebbero crearsi. Come prevede di organizzare la didattica? Questo è qualcosa certo che avverrà in itinere, diciamo, questa decisione. Questa didattica integrata? La didattica integrata fa parte ormai del nostro piano generale dell'offerta formativa, così come prevedevano le linee guida. Speriamo di doverla utilizzare solo in via residuale, perché lo sforzo organizzativo per il quale io ringrazio tutto il personale, non solo docente ma anche non docente, perché senza di loro non ce l'avremmo mai fatta. Speriamo che insomma la didattica integrata sia un'ipotesi remota, perché vorremmo che tutti i ragazzi quantomeno cominciassero di nuovo a relazionarsi, ma noi ci rendiamo conto che è più importante stare avere i ragazzi con noi, perché nella consapevolezza che comunque dovremo convivere col virus e nella consapevolezza che il rispetto seguoso di semplici regole, lavarsi le mani continuamente, e la scuola si è dotata di dispenser con sanificanti, indossare la mascherina e mantenere la distanza, possa sicuramente abbassare dal punto di vista statistico la possibilità di contrarlo il virus. Senta, per quanto riguarda invece l'ingresso dei ragazzi, li scaglionerete questi ingressi oppure a cosa pensate? Noi li possiamo scaglionare, nel senso che poi lo scaglionamento dell'ingresso dei ragazzi non coincide con l'orario di servizio degli insegnanti. Per noi scaglionamento significa utilizzare ingressi diversi. Cioè noi utilizzeremo tanti ingressi che ci consentiranno di fare in modo che i ragazzi possano rispettare il distanziamento. Quindi è una per essere chiara, ciascuno di questi ingressi è dotato del nostro termoscanner, che quindi ci consentirà, per alleviare la carenza di personale ATA, abbiamo fatto questa scelta, quindi ci consentirà di controllarli tutti e controllarli sul serio. E poi i ragazzi seguiranno dei percorsi differenziati per cui le classi non si incroceranno. Benissimo, quindi è una soluzione che evita doppi turni, evita tutto, ecco, evita problemi anche con i trasporti. Con i trasporti che relazione proprio stamattina noi abbiamo tenuto sempre costanti i rapporti con i trasporti. Speriamo e auspichiamo che i mezzi di trasporto rispettino al loro interno il distanziamento. Notizia di stamattina: dovrebbero essere consentiti all'interno dei mezzi di trasporto l'ingresso all'80%, tranne che il tragitto sia inferiore ai 15 minuti.
nel momento in cui trattasi, noi qui raccogliamo ragazzi dell'Inter, avete un bacino molto ampio, messinese, ma anche dall'Acese, quindi siamo al centro. Speriamo che, essendo la distanza superiore ai 15 minuti, che coloro i quali si occupano dei trasporti rispettino le regole all'interno dei mezzi. Benissimo, non resta che augurare a voi, a tutti i ragazzi, ai docenti in particolare, anche che avranno un compito molto arduo, un buon inizio d'anno scolastico. Il compito è arduo, ma la professionalità è tanta, quindi, e anche e soprattutto all'interno della nostra comunità c'è un grande senso di appartenenza e di collaborazione, quindi io sono fiduciosa che tutto andrà bene. Benissimo, auguri, bocca al lupo. Grazie.